Il rincaro del gas sta creando problemi a molte aziende della Tuscia. Nazario Basili. La mia impresa è composta da 10 dipendenti, produco stoviglieria in ceramica. A settembre pagavo 5.000 euro al mese di gas, oggi sono arrivato a pagare 12-13.000 euro di gas. Questo comporta mancanza d'ossigeno a noi, non riusciamo più a far quadrare il bilancio. Le aziende del distretto ceramico di Civita Castellana rischiano di rimanere asfissiate dall'aumento del prezzo del gas. Il costo energetico che stiamo subendo ha fatto lievitare i nostri costi di produzione da un 25 a un 30%. Tutta questa situazione sicuramente andrà a vanificare tutto l'utile che avevamo previsto per l'anno 2022, anche a fronte di aumento di listini che abbiamo dovuto applicare sul mercato di circa l'8%. Intanto qualche impresa del comparto ceramico civitonico ha prolungato le ferie natalizie, mentre altre stanno ricorrendo alla cassa integrazione. Per Mauro Baccarotti, segretario territoriale della Filchtem CGL, l'aumento della bolletta energetica rischia di avere ripercussioni anche sull'occupazione nel comprensorio di Civita Castellana. È necessario che gli aiuti del governo arrivino celermente prima che le imprese chiudano i battenti. Nel distretto ceramico di Civita Castellana una cinquantina di aziende occupano 2.500 addetti, un migliaio quelli dell'indotto.